Una base di ottone e la sua sfera di cristallo. Fai controllare agli spettatori la base, fai controllare agli spettatori anche la sfera di cristallo. Chiaramente la sfera non può scivolare all'interno della base perché il buco della base è più piccolo rispetto alla sfera. A cosa assomiglia questa sfera? Assomiglia molto a quelle sfere di cristallo che normalmente si usano per leggere il passato o per leggere il futuro. Il destino delle persone è già scritto qua sopra. Dice Nietzsche, la mia volontà è più forte di tutti ma e di tutti se. La mia volontà è un destino. Può così capitare che alcuni maghi possano rifiutare quello che il destino gli viene detto dalla sfera e costringano il destino stesso a rimangiarsi quello che hanno predetto per loro. È così che la sfera comincia a sprofondare. È come se il tubo si volesse rimangiare tutto quello che aveva previsto di brutto per il mago. Ma non solo, guarda, ho anche altre brutte notizie da farti rimangiare. Ho un'altra sfera da farti rimangiare. Così come la prima e la seconda sfera, ho qui ancora una volta una sfera da mettere in cima. E lentamente, visibilmente, ecco che la sfera sta sprofondando all'interno del tubo. Ma sono forse io un baro? Voglio di nuovo il mio destino. Ed ecco qua che la sfera lentamente, visibilmente, comincia a riapparire. E come è successo già per la prima, ancora la seconda sfera riappare. E ancora una volta la voglio richiamare così. E al mio comando, ecco che riappare di nuovo la sfera. Tutto quanto può essere dato completamente in mano agli spettatori. Tutto avviene sotto gli occhi degli spettatori, tutto è dato a disposizione degli spettatori per essere esaminato. Il gioco della sfera che sprofonda.